Il riscaldamento globale ha già alzato la temperatura terrestre di oltre un grado Celsius. Ma ci sono delle aree sulla Terra dove gli effetti del riscaldamento globale sono maggiori. Tra queste, sicuramente le montagne, che rappresentano un hotspot climatico, cioè un'area, una zona del pianeta dove gli effetti del riscaldamento globale si sommano a quelli di feedback indotti dal primo aumento della temperatura. Uno degli effetti più evidenti del riscaldamento globale sulle montagne è la riduzione glaciale. I ghiacciai fondono ad una velocità sempre maggiore e continuano ad accelerare in una fase che i glaciologi chiamano e definiscono parossistica. I ghiacciai delle Alpi, ad esempio, al di sotto dei 3.500 metri di quota, sono in totale disequilibrio con il clima in questo momento. È come se avessimo preso un cubetto di ghiaccio dal congelatore e lo avessimo appoggiato sul bancone della cucina. Anche qualora la temperatura si stabilizzasse improvvisamente sui valori attuali, in ogni caso i ghiacciai alpini continuerebbero a fondere e a ridursi perché non si trovano in un clima adatto alla loro sopravvivenza. Ma se la temperatura continuasse ad aumentare con lo stesso ritmo con il quale aumenta ora, è molto probabile che da qui a circa 70 anni il 92% dei ghiacciai alpini scomparirà. Rimarranno solamente i ghiacciai a quote molto alte, al di sopra dei 4.000 metri. È per questo motivo che la comunità internazionale deve agire unita per cercare di ridurre al più presto possibile le emissioni antropiche, anche per salvare i ghiacciai.